BabyGuard è un dispositivo medico multifunzionale per la sicurezza del parto naturale ad uso del medico e delle ostetriche. BabyGuard è costituito da una sezione di monitoraggio mediante amplificatore di segnali bioelettrici e da una sezione meccanica per il gonfiaggio di una morbida fascia monouso che per le sue caratteristiche bioergonomiche gonfia solo da un lato. La fascia è divisa in tre aree di gonfiaggio, ha una forma ergonomica ed è stata realizzata in seguito a ricerche di biomeccanica e semiotica ostetrica. Ogni sezione della fascia riceve aria separatamente tramite altrettanti tubicini, uno per la parte centrale, uno per la parte laterale destra, uno per la parte laterale sinistra, per permettere, a discrezione del sanitario, una diversa insufflazione di aria nelle tre camere per il corretto posizionamento del feto. Come si può evidenziare nei successivi fotogrammi, si prepara la cute con un leggero scraping e quindi si applicano dei sensori monouso in sezione cutanea dell'addome materno topograficamente prestabilite. Tali sensori sono collegati al rilevatore di segnale bioelettrico. Dopo aver applicato i sensori, l'ostetrica può agevolmente e semplicemente applicare la fascia con l'aiuto della partoriente. La fascia è fissata intorno alla vita, sul fondo uterino, con comodi strap. Successivamente si collegano i tre tubicini al box di gonfiaggio. Poi viene impostato sul monitor del PC l'anagrafica della partoriente. Vi sono informazioni obbligatorie come il nome, il cognome, la data di nascita. Ed infine il tipo di esame da effettuare. Si impostano facilmente le pressioni delle tre sezioni della fascia e il tempo. E tramite un pulsante digitale viene dato lo start al gonfiaggio. Ricordiamo che il gonfiaggio è sincrono alle contrazioni uterine e ci troviamo in periodo espulsivo del travaglio di parto. Nella sezione monitoraggio compaiono i segnali bioelettrici materni e il segnale cardiaco fetale, i quali, elaborati con un preciso software, visualizzano sul monitor la frequenza cardiaca fetale, la frequenza cardiaca materna e l'attività miografica uterina. Le posizioni della partoriente possono essere le più varie e libere. La classica posizione supina, quella a carponi, in questi fotogrammi si può evidenziare un particolare nel gonfiaggio della fascia. Adesso vediamo la partoriente appoggiata al marito insieme all'ostetrica. Ora è in piedi con il marito che la sostiene alla liana. Nei prossimi fotogrammi si possono vedere travagli in periodo espulsivo, in momenti reali del travaglio, in differenti posizioni adottate dalle partorienti ed aiutate dal compagno e dall'ostetrica. I prossimi filmati mostrano la parte finale del periodo espulsivo, di parti naturali in sicurezza, con la nascita dei neonati che vengono poggiati sull'addome materno.
Che esperienza è stata, signora, con la fascia di Baby Guard? Ma ero al primo parto e sono arrivata al periodo espulsivo stanchissima e temevo di non farcela. Poi l'ostetrica mi ha messo la fascia di Baby Guard e Cristina è nata velocemente sana. Riutilizzerebbe la fascia ad un eventuale prossimo parto? Sì, ovviamente la consiglierei a tutte. E le sue impressioni? Dopo che le ostetriche le hanno messo la fascia, mi sono rasserenato perché ho visto la mia compagna molto più tranquilla. Signora, perché aveva tanta paura del parto? Perché nella mia famiglia ci sono stati dei problemi durante il parto, infatti alla mia mamma hanno spinto sulla pancia e la mia sorellina ha avuto delle complicazioni. Come ha vissuto il parto con la fascia di Baby Guard? È stata una bella esperienza perché ho capito che durante il parto se non ce la facevo io a spingere c'era la fascia che mi aiutava e quindi mi ha sostenuto sia fisicamente che psicologicamente. Riutilizzerebbe la fascia ad un eventuale prossimo parto? Sì, la riutilizzerei volentieri, perché è stata un'esperienza che mi è piaciuta e la consiglio anche a altre mamme. E soprattutto perché c'è il mio bambino che è così sano e quindi il prossimo spero proprio di farlo presto.